Visto che io sono diventata sempre più famosa, ma non mi sono assolutamente montata la testa perché, come vedete, sono sempre una ragazza tranquilla, serena, pacifica di una volta, la ragazza della botte accanto, di Marilyn Monroe. Voi mi fate sempre più spesso le stesse domande, quindi questo video, vuole essere un video di risposta alle vostre sempre più frequenti domande. Come fare per fare una cosa del genere? Perché prendere appunti su quali sono le domande che mi fate era troppo semplice, banale e non è da superstar. Questo è poco ma sicuro. Quindi ho attivato un numero a pagamento, ovviamente, l'ho messo in sovraimpressione e riceverò delle telefonate, insomma, alle persone, se mi vogliono chiedere qualche cosa, me lo chiedono, voi ragazze siete sempre tanto speciali con me, mi chiedete qualche cosa e io vi risponderò. Quindi via alla prima telefonata. Pronto tesoro, sei in onda! Pronto Superstar, ciao, sei simpaticissima. Grazie, grazie, non me l'ha detto ancora mai nessuno, grazie. Ma io ti volevo Sì, chiedere, ma volevi ieri, me lo volevi chiedere? no, ora te No, lo volevo ora, chiedere, dimmi, ma dimmi. anche ieri in realtà perché ci pensavo. Pensiero fisso il tuo. Esatto. Dimmi. Ma Essence lo Essence. compri in centro o nelle Dimmi. zone periferiche? Bah, carissima mia, sai, dipende molto questa cosa. Dipende dove mi trovo, ecco, sia in centro che in zone periferiche. Che cosa intendi per zona periferica? Nelle zone non centrali, insomma. Certo, se ne fai focaccia. Va bene. Dove mi capita? All'OBS comunque, tesoro. Basta che vai all'OBS. A Palermo Sì, è va bene. No, all'OBS. ma nella mia zona non c'è. Ah, questo mi dispiace. Vai su Google e scrivi OBS. C'è un'altra telefonata. Pronta? Pronto, tesoro? Dimmi. Sì, ciao. Ciao. Ho riconosciuto la voce. Ma io mi chiedevo, Sì, però sbrigati un po', sono dimmi. Marica, Sei ciao quella di Marica. prima. Ciao Marica. Dai, Marica. Marica. Essence. Sì? Sì, Essence. Questa è una domanda che mi fate molte. No, tesoro mio, Essence lo compri all'OBS, non lo trovi online. Ho capito, che un'altra città la vendono alla Coin, ma a Palermo, all'OBS, a Palermo che 100 OBS, in un OBS vai, uguale, non si trova online. Quindi non online. No, no, non è online. Va bene, ciao tesoro, ora basta, ce l'ho tolto le scarpe. Ciao, Ciao, sì, ciao, tante cose. A te, simpaticissimo. sì, sono simpaticissime, a te famiglia. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto, buonasera, salve, Nuovo. volevo ordinare un pollo e mezzo per questa sera alle No, vai, vai. 9:30 Ecco. e 3 teglie di Sì, senta, pizza guardi, lei ha e uno sbagliato di numero. sfincione. Ecco, mi Dimmi spiace. delle Ecco, senta. patatine! E le patatine, scusi. Guardi, lei ha sbagliato numero. Sì, effettivamente sì, ho sbagliato un numero. Allora, sono Ecco. 4 teglie di No, pizza e 3 senta, di mi sfincione. scusi. Lei ha sbagliato numero. Questo è il numero Le patatine! Superstar. E No, guardi, allora, sì, patatine, sua moglie è effettivamente un po' sì, speculante. effettivamente sì, guardi, le porzioni di Sì. patatine sono due. Allora, Madonna santa, ricapitolando, non ce 3 lo teglie di metto, li pizza, vendo le 4 superstar! di No! sfincione. È superstar! Telefonata, altra telefonata! Hello? Pronto? Ciao, ciao Monica, carissima. Sono Mirella. Ciao Mirella, tutti con Mirella, le M. Ciao Mirella. 26756 Sì. sul gioco e anche un poco sull'amore per Ma Salvo. che cosa vuoi, Mirella? Volete le carte? E certo, voglio mettere le carte perché tu non dai carte, dai No, numeri. senti Mirella, io queste cose non le faccio. No, 26756, No, ricordatelo, sul gioco Mirella. perché non siamo molto fortunati Ma Mirella, per ora. ma cosa giochi, Mirella? E gioco un po' di tutto in realtà. Ma gratta e vinci ci Ah, giochi? ovviamente sì. Quanti ne compri al giorno, Ma Mirella? almeno 10. Ma da 5 euro l'uno immagino, vero Mirella? A volte anche da Da che 10. parte le vuoi prese? Dalla parte del cuore? Alla parte del cuore. Ah, i 4 di quadri, levaci mano, butta tutte cose, altra telefonata! Hello? Pronto signora, Mamma ci mia. volevo dire, mio Oddio marito ha chiamato santo. poco fa, però ha Ha sbagliato. sbagliato numero, signora. Perché dovevo dirlo pure. So che ci avete lì No, dietro il santo capo di cielo. calcetto. No, signora, ha Devono sbagliato prenotare il numero. calcetto. Non ce n'è Signora, calcetto. sono 8 bambini Non ce n'è e due calcetto. grandi. Signora, ha sbagliato Le numero. bibite ce l'avete? No.
No, signora, lei ha sbagliato numero. Per favore, a campo ce li porto le bibite, perché i bambini poi hanno sete. Signora, madonna, signora, non ne abbiamo, che ha sbagliato numero. Questo è il numero della superstar. E appunto, il campo di calcetto superstar, lo so, ci ha portato sempre mio figlio. No, signora, chissà dove l'ha portato suo figlio. Questo è un numero sbagliato. Questo me l'ha segnato stamattina alla Telecom. Ma il bambino ha 20 anni. Ma bravo, bambino, ancora... Lo lava lei la mattina, il bambino? Con pelce azzurra? No, guardi. No. Gli preparo il bagnetto, poi se lo fa da solo. Però non è questo il problema. Siccome ho invitato gli amichetti, che non voglio fare cattiva figura. E hanno tutti 30-40 anni. Ma prende rosticceria, signora? Cosa gli danno a mangiare a questa festicciola? Sì, se c'ha rosticceria, due quantiere di guantiere. Due quantiere. Rosticceria mignonne così a scelta. Quindi un poco di mignotteria. Un po' di mignotteria. Le patatine. Signora, io non vorrei, mi scusi, ma lei ha sbagliato un numero, io non voglio essere... Ma infatti tre quantiere allora facciamo? Signora, non, lei ha sbagliato un numero. Comunque guardate, io, signora, io le dico una cosa, io mi sto cominciando a alterare, perché dopo una vita di avere studiato come una disperata, io mi sono laureata, allora ragazzi, io sono laureata, no signora, mi faccia parlare, io sono laureata in lingua, io parlo correttamente l'inglese, mi scorre nelle vene l'inglese, quindi signora, io le chiedo scusa se le blocco la telefonata in questo modo, ma io sono stanca perché sono una persona... Due corner! Sono una persona professionale che ha studiato, un'altra telefonata per favore. Hello? Hi, superstar, it's Thomas here in England. How are you? Oh, beautiful mother. You are fantastic. We love you over here. In fact, we cannot get enough of you over here. In fact, what we want to know is your opinion on the latest works by the Dottoressa Milvius Hand. She wrote about the Dove and the Campaign for Real Beauty a few years ago for a dissertation at university. And what we need to know is what you think of this. Is it true that the Campaign for Real Beauty wasn't just a campaign in a cynical world where we want to sell things to women, but it's actually trying to make women feel positive about their image? Or is it just cynicism at the highest level from Unilever? Hello? Yes, of course. Thank you. Thank you for your insight into that. Thank you. I'm back from Britain. Goodbye. Bye! Ce l'ho fatta! Altra telefonata. Hello? Sono andata in lingua io. Hello? Ciao superstar, sono Marika, l'amica di Serena, in realtà io sono Serena. Ciao Serena, sei Serena di nome o Serena di stato? Sono Serena, l'amica di Marika, quella di prima. Ma sei Serena tranquilla? Abbastanza. Io mi chiedevo una cosa, dimmi. Anche ieri e pure un po' oggi, ma però a Palermo, dove lo trovi? Questa è una domanda che ancora non mi aveva fatto assolutamente nessuno. E la Essence di norma la trovo all'OBS. Tutti gli OBS mi dicono, quindi vai tranquilla all'OBS, non ti preoccupare tesoro. Grazie superstar. Prego, ciao tesoro, un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Superstar. Non faccio più. Ciao tesoro. Superstar. Dai tesoro, dimmi che ti sei serve. Vuoi sapere dove compro Essence? Sì, sì. Che ancora non me l'aveva detto nessuno. Dimmi tesoro mio, qual è il problema? Elf, sì. Lo trovi nello stand Essence? Io sono sconvolta. No, tesoro mio, Elf la trovi online. Non la trovi allo stand Essence. Sicuro che non è nello stand Essence? Sì, sono sicura. Tu l'hai visto allo stand Essence? Sì. L'hai visto? Una mia amica me l'ha detto. Una tua amica te l'ha detto. Mio cugino una volta è morto. Io ti chiedo... No, guarda, no, lo trovi online. Cioè, forse tua cugina, guarda, che la tua amica, la tua parente, quella che conosci. L'amica mia. Ma in America l'ha visto il negozio. Nello stand Essence. Ma in Italia? Sì. No, guarda, guarda, lo trovi online, tesoro. No. Sicura? Sì, sono molto sicura, sì. Vabbè. Sono simpaticissima. Vabbè. Sono un po' dubbiosa, ma quindi, quindi rimarriamo col dubbio, questo è un X-File. Ok, va bene. Ciao. Ragazzi, che stanchezza queste cose, ma non l'avrò mai più, un'altra telefonata per favore. Pronto? Pronto? Signora? Oh, Madonna Santa, quella... Signora! No, io sono il bimbo! No, amore mio, dimmi! Quello di 20 anni! Quello di... Tesoro, ma tu sai avere problemi, a 20 anni si fanno tante altre cose. Io volevo le patatine! Vuoi le patatine, tesoro? Sì. Patatine! Senti tesoro, dimmi. Anche le Coca-Cola! Le Coca-Cola?
No, tesoro. Anche la Fanta. Diceva. La Fanta, la Fanta. Battetini, 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 battetini. Lei sa in porta. Le senti, tesoro, qua non è il numero di telefono del calcetto. O non facciamo neanche polli o pizza o spincione. Qua questo è il numero della superstar, non c'entra. Superstar, niente. superstar. Allora ce la posso. Allora ce la posso ordinare una cosa. Sì, mi dici, dimmi. Se ci posso ordinare una quantità di dolci. Dolci. Va bene, dolci, quanti ne vuoi? Tre. Va bene. Qui poi ti serve altro? E tu qual è lo spiedo? Il pollo allo spiedo, le patatine le vuoi? Patatine. Va bene, quindi abbiamo detto tre quantiere di dolci, tre fante, cinque cosi di dolci, un poco di pollo, le patatine, vuoi altro? Fate servizio a domicilio. Facciamo servizio a domicilio, sì. Te li porto io, guarda, ora vengo. Un euro in più per il... Senti, bimbo. Non devi avere il conto, è così per fare i soldi. Il conto, niente, con 150 euro te ne esci, perché vengo io. Minchia! Ehi, niente parolacce. Minchia. Ma la mamma non te l'ha insegnata l'educazione. Va bene, tesoro, sto arrivando, è tempo della strada. Grazie. Ci faccio i polli. Di, gioca con i tuoi amichetti per adesso. Un'altra telefonata. Mamma mia, ragazzi, è stancante. Pronto? Ciao superstar, sono Erika. Ciao Erika. Ti volevo chiedere, me la faresti la dedica Ti innamorerai di Marco Masini per il mio Marcuccio? Per favore. Da quanto tempo state insieme con Marco? Sono 3 anni, ora. Auguri, quindi questa è una dedica d'amore. È speciale, è la sua canzone preferita. Vero. Anche ci piace. E come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti online, sul sito della Elf. E chi hai comprato lì sul sito della Elf? I pennelli. Della Essence? E anche un neve make-up, a dirti la verità. Sul sito della Elf? Esatto. Ma quando c'è una spedizione gratis, immagino. E ci siamo conosciuti così. È stato amore al primo pennello. Ma voglio morire. Tesoro mio, io spero che la canzone ti sia piaciuta. Grazie, superstar. Va bene. Sei simpaticissima. Sì, ancora non me l'ha detto nessuno. Ciao, tesoro. Ciao, mamma, vaffanculo. Un'altra telefonata, però. Pronto? Pronto? Regia? Pronto? Pronto? Sì, ciao! Pronto, ciao! Ma avete tutta la voce simile, sì, tutte cugine siete? Rosuccia! Ciao, Rosuccia! No, sono superstar! No, sono io Rosuccia! Ah, ciao Rosuccia! Vuoi Marco Masini pure tu? No. Mi stavo chiedendo... Ti chiedevi, Ma Essence? La trovo da limoni? Limoni profumerie? No tesoro, la trovi all'OVS, limoni spesso e volentieri è aggregato a OVS, però è una cosa a parte, quindi tu basta che entri da limoni e poi entri dentro l'OVS. Non limoni. No, da limoni non c'è, vai tranquilla. Cocoon? No, neanche da Cocoon, la trovi all'OVS. Sicuro? Sì, sono sicuro, l'ho comprato oggi, vero? Ah, vero? Vabbè. Non sei convinta neanche tu. Come dici? Ma tu hai una cugina Serena? No. No, sono tutte, hanno tutto un esaurimento nervoso in atto. È Rosaria mia cugina, non so se la conosci. Possibilmente la conosco, comunque io ti saluto. Ciao. Simpaticissima. Grazie. Un'altra telefonata. Uno stress questa cosa, ragazzi. Pronto? Ciao, superstar! Ciao! Sei la cugina di Rosaria? È Serena, è Mirella, è Marica. Ciao. No, io sono Simona. Ciao Simona. Sogno o son testa? Hai comprato... Neve make up a Palermo? In un negozio, sì. Ma dove? Sul sito? Allora, questa domanda non me l'aveva fatta ancora nessuno. Sì, allora, Palermo. Sul sito di Palermo? Sul sito... Città del comune di Palermo, Puntetti, no. No, allora, Palermo localizzato. No, Palermo localizzato, no, San Chiesa. Allora, no, questa è una domanda, non me l'aveva fatta ancora nessuno. Allora, sì, a Palermo c'è un negozio che vende neve make-up, hanno tutto quanto, si chiama Imaginis ed è dentro la Feltrinelli, sotto, ma non sotto. Ma dove, nel sotterraneo? No, nel sotterraneo, a pian terreno. Terzo piano? No, tesoro mio, a pian terreno.
Secondo piano. Sì, al secondo piano, vende pure Poldi, se ti interessa. Okay. Là, vai là, ti prendi il 101, scendi davanti al teatro Massimo, ti fai due passi a piedi. Secondo piano. Terzo piano, c'è il pollimendolo. Sotterraneo. Vendono il pollo, sì, pure la pizza. Se ti anche al parcheggio? Al parcheggio va dando la Fanta, un bicchiere, un euro. Buono, conveniente, però è buono, fatta a mano. Okay. Ok, sei stata utilissima e simpaticissima. No, ancora non me l'aveva detto nessuno, bellissima. Grazie tesoro mia, grazie. Grazie, prego, sei molto ciao. Gentile. Ciao, ciao, ciao. Che le stelle siano con te. Pronto? Teresa! Ciao Teresa! Teresa! Dimmi ciao! Teresa siciliana come te, Doc! Doc! Io mi chiedevo, i prodotti marchiati Sephora si comprano nello stand Essence all'OBS in centro? Però quelli Sephora, non ti confondere, per favore! No, allora... Superstar! Allora, da Sephora trovi... I prodotti Sephora, devi andare da Sephora però, nel Sephora più vicino a dove vivi tu, vai sul sito, te lo cerchi. Non l'OVS. No, all'OVS trovi in Essence, centro. In centro sì, trovi la Essence, ma anche in zone periferiche, trovi la ma Essence. Ma in tutte le città d'Italia o solo a Palermo? Non lo so, scrivi all'OVS, scrivi, cercatelo sul sito, gli scrivi un'email. E basta, ah, ok? Non la voglio sentire nominare più io la Essence, va bene? Non ne compro io cos'è Essence, non lo so che cos'è la Essence, un'altra telefonata e poi basta. Hello? Madonna santa. Hello, hello, it's Thomas again over here in England, the superstar, you're wonderful, we think you're amazing. Now, what we need to know is, here in Britain, specifically Manchester, where can we find Essence? No, all'OBS! There is no OBS in Manchester. Non ce l'avete l'OBS a Manchester? No, there is in the periphery of Manchester, I hear there are OBSs. Do you think we could find them in the periphery of OBS in Manchester? Dove la comprate? Vieni a Palermo, OBS. In via Libertà ce l'hanno l'OBS! Or do they have Essence in via OBS? Qua scendi all'aeroporto di Punta Raisi, Falcone e Borsellino, ti prendi il trenino. I'm sorry, I don't understand. Falcone e Borsellino or Punta Raisi? I don't want to arrive at two airports at the same time. FPO! That could be painful. FPO to you too, madam. Goodbye! Pronto? Pronto? Superstar, ciao! Ciao! Sono la Rosuccia! Non mi chiedere di Essence, veramente, per favore, te lo chiedo io per cortesia. No, non no, ne vendono no, più Essence, no, l'hanno no, ritirata no, dal no, mercato, no, non so se sapete. No, no, ho la pelle chiara, tendente a rosa, ma verdastra, soprattutto d'estate. Ma un bocconcino di ragazza, che, eh? Che correttori mi consigli? Cioè, il fondotinta lo prendo in crema, in mousse... Ma che colore, numero, tipo? Perché io non è che lo capisco. Cioè io vado là, ma che gli chiedo? Allora. Ma soprattutto lo prendo online o vado in un negozio? Allora, intanto ti volevo dire l'Essence molto probabilmente la stanno per ritirare al mercato, punto primo, quindi non cercate più cos'è Essence. Secondo. No, non ti chiedevo, no. Che cos'è Essence? Allora. dopodiché ti volevo dire una cosa carissima. Fai una cosa. Ci sono tante bravissime commesse che ti sapranno consigliare qual è il tipo di make-up più adatto al tuo tipo di pelle, quindi vai... Pensavo che tu lo sapessi. Meglio che, perché io che conosco che tipo di pelle hai, che ti posso dire se vuoi un fondotinta liquido, un mousse... Ma siccome sei superstar... Sì, vabbè, d'accordo, però è che... Cioè, manca una fotografia, mi hanno dato, io non so che... Ascolta... E se ti mando un pezzo di viso, tipo tu non lo sai. No, no, che schifo, tipo i sequestrati, no, neanche orecchie voglio io. Allora, vai da Sephora, da Limon, da Cocoon. Quello del centro? Quello del centro, sì, solo in centro. No Essence, vai da Sephora, da Limon, da Cocoon, in una qualsiasi profumeria in centro. Ma stai prendendo appunti? Ma come ti chiami? Ma io, Rosuccia. Rosuccia, vivo a Lodi. Dai, non avete profumeria a Lodi? No. Prendi, allora, ce l'hai fidanzato Rosuccia? Ma dichiami Rosuccia. Ma ne ho 65 anni. E che cavolo... Rosuccia, non ti truccare a 65 anni, goditi la tua seconda giovinezza. Stai così, comunque, se nel caso in cui tu ne avessi tipo 20, 25, 30,
meno di 65 anni. Mia figlia. Ecco, beh, di a tua figlia che va in una qualsiasi profumeria, si fa consigliare da una commessa, che sono tanto brave, vengono pagate pure per questo, si fa consigliare per il tipo di pelle adatto, il colore, sì, fa il colore, il tipo, non ti preoccupare. Allodi non ce n'è? Allodi non ce n'è, insomma, un treno, un autobus l'avete Allodi? Boh. Allora, da quanti anni non esci, raga? Vivi in campagna, dove vivi? Lo smog, va bene, senti, fa una cosa, mettiamo di trucco, io non mi trucco più, basta, Rosuccia, io ti saluto, chiudo qua, basta, ciao, arrivederci. Ciao, simpaticissimo. Sì, ecco, grazie Rosuccia, sei stata molto squisita, forse la regia mi sta mandando un'altra telefonata, però questa è vero l'ultima, perché io sono stanchissima, questa cosa mi sta stancando. Ciao. Pronto? Ciao, superstar. Oh, Dio. Sempre più simpatica. Grazie, sei proprio squisita. Ma io mi chiedevo, in sostanza, sì, volendo fare il punto, sì. Elf, che cosa è? Oh! Cercalo su Google che cos'è Elf, dove si compra? Mizzichina, hanno fatto Google, l'hanno inventato Google, fai www.google.com, se sbagli te lo corregge pure, cosa hai scritto sbagliato, te lo cerchi là e ti fa una ricerca, ma mai studiato nella tua vita? Oh! No. Basta! Signora, scusi. Ciao. Pronto? Pronto? Sì, basta. Salve, io avevo chiamato qualche tempo fa. Sì. Avevo ordinato un pollo e mezzo, tre teglie di spiccione e due teglie di pizza. Soltanto, e le patatine, perché qua i bambini mi continuano a dire le patatine. In più sono le 9.30, il campo di calcetto è ancora occupato. Io vorrei sapere una cosa, ma quando arriva? Quando arriva questo pollo? Io né qui, i bambini mi stanno assillando. Starai ferma lì e succederà da sé. All'OBS.